stare in mezzo alla natura e ho la possibilità, pur abitando a Milano, di avere questo polmone verde molto vicino a casa mia. Una delle attività, anzi direi l'attività principale, è quella di sensibilizzare i nostri concittadini a rispettare la natura e a vivere in armonia fra di loro il parco, ed è per questo che noi facciamo la sorveglianza, per far rispettare il regolamento del parco. Oltre alla sorveglianza però abbiamo altre attività collaterali, ad esempio il parco è sito di rilevanza nazionale erpetologica per il rospo smeraldino. E quindi una delle attività che facciamo è quella di controllare la popolazione dei rospi, delle rane e favorire la loro riproduzione. Per cui abbiamo creato delle pozze in cui possano riprodursi e controlliamo appunto lo sviluppo di questa popolazione. Fra l'altro bisogna dire che purtroppo i rospi come le rane hanno degli antagonisti, dei predatori nelle tartarughe d'acqua, che purtroppo la gente per liberarsene, perché diventano grandi, immette nei nostri laghetti, e questo è veramente un peccato.